Benvenuti ad Agira. In questo paese antichissimo, che ancora miracolosamente conserva resti e suggestioni di un mondo che inesorabilmente scompare, ogni anno, la notte di Natale, viene rappresentata la storia più grande e misteriosa di cui l'umanità sia stata testimone e beneficiaria: la nascita di Dio. Noi vi condurremo tra i luoghi che fanno da scenario allo svolgimento dell'azione, situati nella parte più alta e antica del paese, attraverso l'intricato dedalo delle viuzze che portano al castello medievale, da millenni arroccato lungo le pendici del Monte Teia, alla confluenza delle valli, formate dai fiumi Salso e Dittaino, che ci conducono alle origini dell'umanità. Per quanto ne sappiamo, infatti, Argirion, in seguito diventata Argirium, Argirò, San Filippo d'Argirò, San Filippo d'Agira e oggi Agira, esisteva già ai tempi della più remota preistoria. In epoca bizantina si può collocare l'epoca dell'evangelizzazione operata da San Filippo, il grande e veneratissimo protettore, a cui la popolazione riservò i medesimi onori che in epoca pagana aveva tributato ad Ercole. Con orgoglio di sindaco dico che Agira è stata annoverata tra i borghi più belli d'Italia per le sue bellezze paesaggistiche, la sua storia antica, dato i natali a Diodoro Siculo, ma anche per le tante manifestazioni tipiche delle nostre tradizioni che si svolgono nella nostra città. Tra queste primeggia il presepe vivente, una manifestazione che portata avanti ormai da tantissimi anni dall'Associazione Amici del Presepe. Agira, come tanti paesi della Sicilia, è stato in seguito e per secoli terra di conquista e teatro di guerra, dagli Arabi ai Normanni, dagli Svevi agli Angioini, dagli Aragonesi ai Chiaramontani, dagli Spagnoli ai Borbone. Tutti sono passati di qui. Tanti sono ancora i segni del loro passaggio. Imponenti i ruderi di un magnifico castello federiciano. Interessante il quartiere in cui sono ancora riconoscibili e discretamente conservati i segni dell'urbanistica araba, un gran numero di chiese, tutte belle, piene di arredi sacri e tesori d'arte, antichi monasteri e i ruderi di una sinagoga dell'epoca aragonese, con un arom in pietra ricostruito nella collegiata del Santissimo Salvatore, che al grande valore artistico unisce il non meno grande valore storico. I bambini di Nazareth correvano sempre da Maria per imparare da lei nuovi giochi o per essere consolati. La figlia di Anna e Gioacchino era dolce e simpatica con tutti. Dimmi, Gioacchino, cosa pensi di nostra figlia Maria? Chiese turbata un giorno Anna, la madre, vedendola spesso assorta in preghiera. Il marito la guardò comprensivo e disse: «Stai tranquilla, Maria è la nostra consolazione. Ora, poi che è fidanzata al buon Giuseppe, il falegname, sono proprio contento di lei. Eccola, sta pregando». Maria, vedendo la madre, sorrise e la rassicurò. «Vai pure al mercato, io preparerò il pane». La giornata era chiara e Maria così continuò a pregare. «Oggi, mio Signore, tu sei il mio sole, la mia luce e la fonte della mia gioia». E davvero una luce si diffuse nella stanzetta. Maria, preoccupata, si coprì in fretta il capo con il mantello color dell'acqua, poi sentì una gran pace nel cuore e si inginocchiò. «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te». Maria pensò: «Ma cosa vorrà dire salutandomi così?» Ma l'angelo Gabriele, che conosceva i suoi pensieri, le spiegò: «Dio
ti ha scelta per diventare la mamma di Gesù, suo figlio. Maria non capiva, lei non era sposata. Nulla è impossibile a Dio. Per grazia di Dio, anche tua cugina Elisabetta aspetta un figlio, nonostante sia anziana. Allora Maria si commosse e con grande fede gli disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me ciò che hai detto». Quando l'angelo se ne andò, Maria sentì i passi svelti della madre che tornava a casa. Tutto sembrava come sempre, invece Dio le aveva parlato e le aveva svelato un grande mistero. Dio l'avrebbe aiutata a superare ogni prova. Allora Maria incominciò a impastare il pane, mentre le voci chiassose dei bambini stavano avvicinandosi alla casa per mostrarle un nuovo gioco. Maria era promessa sposa di Giuseppe, ma prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di lasciarla in segreto. Mentre però stava pensando queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Prese con sé la sua promessa sposa, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Nel tempo in cui Gesù stava per nascere a Betlemme di Giudea, tre re sapienti si misero in cammino dal lontano oriente: Gaspare di Mesopotamia, Melchiorre di Persia e Baldassarre di Etiopia. Cercavano lo straordinario re che anche gli astri del cielo avevano loro annunziato. Quando la notizia della presenza di alcuni re magi stranieri in cerca del Messia giunse al palazzo di Erode, re della Giudea, in gran fretta venne riunito il gruppo dei consiglieri più fidati per chiarire la situazione. «Oh, gran sacerdote, cosa vuol dire tutto questo? È stato forse scritto nei vostri testi sacri che nascerà un nuovo re proprio in questo periodo?» «Può essere che l'antica profezia stia per avverarsi». «Un altro re? Nelle mie terre?» «Sì, il re dei re, il Messia». «Scriba, rileggimi quel passo delle profezie». «O terra di Giuda, da te nascerà il re dei giudei, il Messia che sarà pastore del mio popolo, Israele». «Attento però, re, i falsi messia nascono ad ogni soffio di vento». «Io sono il re di Giudea, io, Erode. Nessuno oserà rinnegarmi per seguire un altro re». Ma torniamo a questi personaggi illustri che hanno varcato i nostri confini. «Le nostre spie ci hanno informato che sono equipaggiati per un viaggio veloce e lungo. Gli informatori non li hanno mai persi di vista. Sono stati visti a Cesarea, poi a Gerico. Sono dei sapienti, dei principi astrologi. Dicono che, avvertiti da segni misteriosi, siano venuti in Giudea alla ricerca del nuovo re». «E non hanno chiesto di me? Forse non sono a conoscenza che qui c'è un re?» «Sì, chiedono di parlare con te,
Si aspettano certamente che tu li aiuti a trovare questo bambino speciale. Dove si trovano ora? Sono qui fuori. Aspettano solo che tu li faccia entrare. Fateli entrare. Ai tuoi ordini, re. La grande curiosità di Erode sta per essere soddisfatta. Davanti a lui si presentano tre re sapienti nella mente, puri nel cuore e retti nelle intenzioni, pronti a rivelare il grande segreto di cui erano custodi. Una notte un lampo abbagliante disturbò il nostro sonno. Nel cielo abbiamo visto una stella che splendeva più di tutte, così che le altre sparivano al suo cospetto. Ci siamo consultati e da questo prodigio abbiamo compreso che la stella conduce a un grande tesoro, il più prezioso della terra. Un re nascerà per noi in Israele, portando sulla terra i tesori della pace, dell'amore e della gioia. Siamo dunque venuti qui per rendergli omaggio. Forse tu ci puoi aiutare a trovare il luogo in cui nascerà il futuro re di Israele. Certamente! È nei nostri interessi conoscere e onorare questo bambino re. I miei saggi consiglieri hanno studiato le sacre profezie e sembra che proprio a Betlemme di Giudea si attende la nascita di un grande personaggio chiamato il Messia. Andate e informatevi accuratamente e quando lo avrete trovato fatemelo sapere, cosicché anch'io possa andare a prostrarmi davanti a lui. Non appena i re magi furono usciti, Erode non tardò a rivelare quelle che erano le sue reali intenzioni, il suo bramoso attaccamento al potere e la sua perfida astuzia oscurarono la sua mente. Davanti al suo crudele disegno, anche l'innocenza dei bambini perse ogni valore. Forse quando si saranno stancati di cercare, torneranno a chiederti consiglio. Bisogna prestare attenzione. Anche noi faremo le nostre ricerche accurate. No, io devo essere sicuro. Non posso rischiare. Centurione Lucio, ascolta. Ai tuoi ordini, re. Tutti i neonati maschi, fino all'età di 2 anni, dovranno essere uccisi. Ma questo ci procurerà l'ira, una rivolta. Io detto le mie leggi. E io sono un soldato romano. Non ammazzo bambini. Tu sfidi i miei comandi? Sei al mio servizio per volontà di Cesare. Oserai disubbidire a Cesare? Mentre ignari di quanto stesse accadendo, i re magi riprendono il loro viaggio alla ricerca del bambino. Su ordine preciso di Erode, stava per essere compiuta l'inutile e atroce strage degli innocenti. Udite, udite! Per volere di Gaio Giulio Cesare Augusto, imperatore romano, è fatto ordine a tutto il popolo dell'impero di recarsi presso il luogo del censimento, ove il console trascriverà i nomi su appositi registri. Aprite! Mentre le strade di Betlemme si popolavano di gente provenienti dalle varie città dell'antica Giudea, da Roma giungeva, accompagnato da vari soldati e dallo scrivano, il console romano. Una grande moltitudine di genti provenienti dalle varie città della Giudea percorrevano la via che portava al luogo del censimento, mentre un gruppo di soldati sorvegliava il percorso che guidava la folla, affinché ogni singola persona venisse registrata. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta.
Maria e Giuseppe nel loro cammino si sentirono soli e abbandonati dall'uomo. Nessuna locanda li accolse, ma tutti ignoravano la profezia che stava per compiersi. C'è qualcuno che può cedere il suo posto, per favore? Avrei dovuto fermarmi in quel villaggio lungo la strada. Che facciamo adesso? Aspettate, un posto forse ci sarebbe. Proseguite di qua e poi giù per il sentiero. Non è certo una reggia, ma avrete almeno un tetto sulla testa. Prendi, ti servirà. Coraggio, andate. Grazie. Grazie. Dio ti benedica. Andiamo. Ma almeno qui è riparata dal vento. E poi, a parte gli animali, è tutta nostra. Sistemiamoci lì dove c'è il fieno. Vado a prendere dell'altra acqua. Faccio più presto che posso. Hai visto? È un bambino come tutti gli altri. Già. Forse è per questo che è così speciale questo bambino. Questa notte ci trovavamo in un campo, non tanto distante da qui. A un certo punto, una luce. Ci è apparso un angelo del Signore. Abbiamo pensato vorrà punirci. Del resto noi pastori non siamo gente rispettabile. Sai cosa ci ha detto l'angelo? Non abbiate paura. Vi annuncio una grande gioia per voi e per tutto il popolo.
il Salvatore, il Messia, il Signore. È così che ha detto l'angelo che ci è apparso. Ci ha detto che avremmo trovato un bambino appena nato avvolto in fasce in una mangiatoia. Posso prenderlo? Quella gente povera che il Messia, amico degli umili, aveva scelto per ricevere la prima accoglienza dell'umanità, lo adorò in ginocchio. Con essi tutta la natura è come incantata dalla straordinaria visione. Tutti coloro che seppero del prodigio avvenuto andarono per adorare il grande sovrano venuto al mondo per salvare gli uomini. In quella notte, sotto un cielo dorato, dove le stelle non avevano mai brillato tanto, il mistero divenne luce per illuminare le genti. E così i poveri, gli umili, i pastori, cedettero ed andarono in quell'umile capanna portando i doni del loro lavoro. Un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose. La volta celeste era immobile. Non si sentiva alito di vento. Gli uccelli erano fermi. Gli uomini rimasero bloccati. I volti di tutti erano intenti a guardare in alto. Ed ecco che apparve nel cielo una grande luce, tale che occhio umano non poteva sopportare. Così, mentre nei cieli si aspettava trepidanti l'arrivo del meraviglioso dono divino, sulla terra si accendeva la speranza dei più umili e dei più saggi. In quella notte santa, soltanto illustri re d'Oriente, provenienti dall'Egitto, da Saba e da Tarsi, avevano letto nei cieli l'arrivo di una creatura celeste e si erano messi in viaggio alla sua ricerca. I re magi giunsero dal Messia Salvatore, recando i doni più preziosi: oro, incenso e mirra. L'oro, il dono riservato ai re, l'incenso utilizzato per profumare l'altare di Dio, la mirra, balsamo usato per consacrare i defunti. In quei doni è il segno di ciò che lui è, di ciò che lui sarà. In quella notte santa, l'eterno prodigio divino si era avverato, portando lo stupore in cielo e in terra. Così come allora, anche noi crederemo e seguiremo la scia della luce che ci porterà alla scoperta del miracolo eterno dell'umanità. Dio uomo, che viene al mondo per sollevarlo dal castigo divino imposto ad Adamo.
carissimi fratelli e sorelle, siamo di fronte al mistero adorabile del Natale, attraverso il quale siamo introdotti nella vita intima di Dio. Davanti alla perdita di senso e dei valori, oggi il Cristo ci permette di accostarci alla sua luce. Ci invita ad abbandonare le chiusure, a uscire dal buio che ci soffoca, che soffoca la nostra vita, a togliere le ragnatele che ci rendono schiavi per ridare dignità, conforto e pace a tutti. Sì, Lui è la vera pace. Sia pace nelle nostre famiglie, sia pace nel mondo intero. Auguri a tutti, buon Natale! In questa notte, come in quella notte, l'atto d'amore di Dio si avvera. E come ogni anno qui ad Agira, l'atto d'amore di Dio si rinnova grazie all'Associazione Amici del Presepe, che con impegno, spirito di sacrificio e dedizione religiosa danno vita a questo meraviglioso evento. Un riconoscimento particolare va a tutti i partecipanti che hanno preso parte a questo suggestivo presepe, compreso a coloro che hanno prestato la loro voce nei canti natalizi, Cristina Valenti e Pietro Torregrossa. Un ringraziamento e riconoscimento affettuoso va per l'elaborazione dei testi e regia di questa 33esima edizione a Carlo Lambusta e Paolo Laporta, e per il ruolo di direttore artistico a Sandro Bellomo. Che questo Natale porti pace nel mondo e in questo particolare momento divenga un augurio auspicato da tutti. Pace, pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ti rendiamo grazie e lode con